dovrebbe essere 1000, però considerando una dislocazione a sud del punto nascita, non penso che Formia possa essere soppresso, almeno credo. Poi, ma 800, perché qui si è diffusa, però non c'è la terapia intensiva neonatale, vero? No. E quindi perché in un caso di necessità lo trasferite dove, il bambino? Beh, dunque, a Latina, che c'è un'idea di secondo livello, almeno sulla carta, comunque fino a 32 settimane possiamo trasferire a Latina. Al di sotto di 32 settimane, e ci stanno difficoltà. E la vostra destinazione principale cos'è, il Bambino Gesù oppure il Policlinico? No, il San Camillo. San Camillo. Anche per motivi geografici, insomma, di raggiungimento stradale. Sì. Ma ci sono altri punti nascita con a basso volume qui vicino a Formia o no? Ci sta Fondi, che più o meno è come il nostro, e quindi se venisse soppresso... E quanti chilometri sono? Fondi qui quanti? 35. 30. Sì, una trentina di chilometri. Però insomma di strada difficile. C'è l'Appia. Beh, però teoricamente ora lei si mette Ma io penso che la prospettiva sia un punto nascita al sud e uno al nord. Però se Fondi venisse qui non è che noi recupereremo, credo, tutti i fatti. Perché molte dell'utenza che afferisce a Fondi andrebbe, penso a Latina in parte, i lepini andrebbero più verso il nord. Sì, ma si sta diffondendo la voce che in un prossimo futuro questo ospedale chiuderà, perché tutto si concentra sul DEA di secondo livello di Latina. Io credo che questa sia una cosa impossibile, perché per come è fatta la nostra... Siamo abituati a vedere anche dei miracoli al rovescio. Questa poi è un'azienda molto stretta e lunga. Per esempio da Minturno a Castelforte arriva a Latina, sono 120-130 km. Certo. Poi questo territorio si arriva quasi prima a Frosinone che a Latina. No, quasi. Sicuramente sì. Prima. Siamo la superstrada Cassino e Cassino Frosinone. Vabbè, Frosinone ha l'autostrada del sole che velocizza molto i collegamenti, cosa che noi non abbiamo è che quindi la percorribilità delle nostre strade non regge a confronto con la provincia di Frosinone, assolutamente. Vabbè, vogliamo...